si organizzano manifestazioni inerenti proprio a questi diritti fondamentali, ma fondamentali anche per le mamme e per i bambini. Una giornata intensa, lunga, che vedrà ovviamente la partecipazione di tutta la città di Cava dei Tirreni. E l'associazione ATIF invece organizza una giornata particolare, un'iniziativa particolare che si chiama Mamma Scatola. All'interno di questa scatola tanti pezzi importanti e tanti accessori per far sì che le mamme siano pronte in ogni momento della giornata, in ogni momento della vita, insieme ai loro bambini, a soccorrere il proprio bambino, così per scongiurare anche il problema così ricorrente delle morti in culla. Noi siamo stati a Cava dei Tirreni, dove abbiamo incontrato l'associazione ATIF e dove l'associazione ha spiegato a noi tutto quello che avverrà durante la giornata, anche con spettacoli teatrali. Noi c'eravamo, il servizio. Qui a Cava per presentare il nostro progetto Mamma Scatola, che è un progetto che contiene idee, ma contiene anche un aiuto materiale e sostanzioso in tanti oggetti, che ognuno dei quali ha un preciso significato. È oggi la presentazione, poi ci vediamo nel pomeriggio alla Villa Comunale, con tante attività soprattutto dedicate ai bambini che verranno con le mamme e speriamo anche con i papà per passare una giornata insieme. È il frutto di un'idea nostra, l'idea dell'ATIF, che serve proprio per fare in modo che la famiglia sia unita e insieme, quanto mai oggi, in occasione di questa giornata internazionale della famiglia. ATIF ci ha contattato, ci ha coinvolto in questo progetto bellissimo che è quello di Mamma Scatola e noi ci siamo andati ad inserire con un discorso di formazione e prevenzione, quindi abbiamo portato il nostro contributo sia inserendo un pieghevole all'interno di Mamma Scatola che diventa uno strumento immediato per la mamma per intervenire laddove vedesse in pericolo la vita del proprio bambino. In più ci sono una serie di consigli utili per prevenire una serie di problematiche a cui si può andare incontro e ultima ma non ultima, insomma, l'idea di inserire una tutina personalizzata con le istruzioni per il bambino, quindi con la freccia che indica come metterlo nella culla e quindi cercare di tamponare quello che è il fenomeno della morte in culla, che è molto significativo. Iniziativa importante il progetto Mamma Scatola, che vuole essere proprio un sostegno, un supporto ai neogenitori, una scatola che contiene il necessario per la prima infanzia, ma il valore importante di questa scatola è proprio questa, la presenza delle varie istituzioni, quale la Croce Rossa Italiana, Legambiente, l'Unità Operativa Materno-Infantile, che vogliono essere proprio un aiuto per i neogenitori, un sostegno. Infatti all'interno della scatola saranno disposti vari opuscoletti dove ci saranno tutti i servizi che queste istituzioni presenti sul territorio offrono gratuitamente ai cittadini, e questo era l'obiettivo fondamentale di questo progetto, l'integrazione delle varie istituzioni presenti sul territorio per aiutare e sostenere comunque le famiglie, i neogenitori. E oggi pomeriggio ci sarà una performance di 15 minuti, Affari legali di famiglia, e tratteremo le tematiche sociali del momento, quindi una famiglia povera, lavoro precario, un ragazzo in difficoltà, insomma tematiche sociali molto forti. In realtà cercheremo con un'esasperata dose di umorismo, tratteremo queste tematiche del momento, che viviamo in questo momento. Ed ecco così l'associazione ATIF, che opera da tempo sul territorio non solo di Cava dei Tirreni, ma